puntata quest'oggi parleremo di tanti argomenti, parleremo di quello che è successo a Udine, e insomma parleremo di un sacco di cose, tali e quali show, che ha visto protagonista Andrea Secconi, ma ne parleremo molto bene. Però ora via la sigla, che sarà un brano che sicuramente tutti voi conoscete. E sto parlando, amici, di questa canzone. Vediamo se la ricordate. Proprio lui, amici, il nostro collega, cioè me, Rosario Fiorello. Ed ora, amici, iniziamo ufficialmente questa nostra puntata parlando di quello che è successo a Udine. La partita è finita 2-3 per la formazione rossonera, ma l'episodio della partita di cui vogliamo parlare è assolutamente un episodio condannabile di razzismo da parte dei tifosi dell'Udinese nei confronti del portiere del Milan, francese Mike Maignan, ed ancora insulti per il colore della pelle non sono tollerabili in questo mondo dove dovremmo essere tutti uguali e non ci dovrebbero essere distinzioni. Detto questo, la partita è stata per lunghi tratti dominata dal Milan, seppur il Milan abbia preso per due volte, si sia fatto raggiungere prima sull'1-1 e poi è andato addirittura in svantaggio per 2-1. Fortunatamente ci hanno pensato dalla panchina prima Jovic e poi Okafor. E quindi la partita è girata a favore dei rossoneri e quindi insomma credo che sia stato giusto così, perché comunque non avrebbero meritato di perderla senz'altro e quindi insomma accettiamo quello che è venuto al campo. Giustamente però è stata rovinata la serata da quell'episodio di coloro che io non ritengo tifosi, perché chi commette episodi di razzismo non sono per nulla tifosi, ma tepiti.
Segnalo anche a YouTube di bloccare Andrea Buglia perché non lo so chi sia e secondo me non lo conosco e quindi non voglio entrare in queste cose. Però insomma ringrazio tutti coloro che mi seguono, visto che sono entrati in parecchi nel mio canale, di questo sono orgoglioso e quindi sono qui per voi, lo sapete, e se sono qui anche grazie a voi. Ed ora amici possiamo parlare dei tali e quali perché Andrea Cecconi ha vinto la puntata ed è stato molto bravo, così come sono stati molto bravi molti altri cantanti che abbiamo visto. Abbiamo visto Bernardi che ha interpretato Gianni Morandi e insomma ci siamo divertiti in una puntata che è stata secondo me bellissima. Poi amici, so che insomma l'avete visto, siamo rimasti tutti contenti del fatto che comunque Andrea di Facce da Max abbia vinto la puntata. Mi auguro e spero, grazie ai miei amici, che possa arrivare fino in fondo e perché no vincere i tali quali quest'anno? Chi lo sa, amici? Quindi vi invito assolutamente a sostenere il grande Andrea Cecconi perché veramente lo merita. Insomma, così. Poi naturalmente abbiamo tantissimi spettacoli all'orizzonte perché vi ricordo che anche ad Abano riaprono i battenti al Teatro Pietro d'Abano. Con tanti spettacoli, con tante cose, e fra l'altro nei prossimi giorni, amici, si aprirà anche lì il bar, quindi andate numerosi. E insomma, così. E detto questo, amici, siamo giunti alla fine della nostra puntata, ma prima di salutarvi, facciamo un piccolo mini spot di qualche minuto e poi ci saluteremo con una delle nostre sigle solite. Ed ora amici, eccoci tornati, ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima puntata ed ora è tempo di dare la linea ad una persona che tutti quanti abbiamo amato e parlo di un grandissimo cantante che sicuramente riconoscerete. No, veramente. Scusate il piccolo cambio di scaletta, mettiamo una sorpresa per tutti gli amici che l'hanno amato
la mitica Raffaella Carrà. Siamo persi nel buio nella marea, la vince da soli ma ci si allea. Ascolta tutte le migliori hit e novità del momento, con i migliori brani di Dua Lipa, Annalisa, sei con anche con l'alta marea, Coiz e Fra Quintale e molti altri. Cerco di colpire ma poi non riuscirò. Ascolta la playlist It's Unlimited su Spotify. E quindi amici, con Pedro ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima puntata e come sempre buona serata a tutti.